Sono quasi 5.000 chilometri per Capo Nord. Il serbatoio è pieno, la cassetta della cacca è vuota, il sole è pallido e indosso gli occhiali da sole. Wilson, andiamo! Sono appena partito, non sono manco arrivato a Masone e sono già in coda per un incidente. Grazie a Autostrade per l'Italia. Dato sembra essere a 50 metri dal luogo dell'accaduto, quindi per un soffio proprio non sono riuscito a passare. Ben che sfiga. Finalmente riparto e scopro che una coppia di amici era in coda un chilometro dietro di me. Il viaggio per Capo Nord ha ufficialmente inizio. L'idea è quella di viaggiare per 4 o 5 mesi, ma la prima grande tappa è l'aeroporto di Oslo, dopo 3 settimane dalla partenza. Qui mi raggiungerà Eliana, che sarà con me per 2 mesi, ma di questo ne riparleremo più avanti. Saranno 3 settimane fatte di lavoro e di asfalto, ma con le dovute pause. C'è giusto un po' di gente. Ormai sono praticamente pronto a svalicare in Austria, sono all'ultima area di servizio dove ho comprato la vignetta austriaca autostradale. L'ho pagata 11,50 € e vale 10 giorni. Davanti a questo Thai restaurant chiuso il giro perché devo tornare indietro. È brutto, piove e tuona, quindi devo muovermi. Sono entrato in camper appena in tempo, scende anche qualche chicco di grandine, un macello. Buongiorno, il secondo risveglio in terra austriaca è un po' difficilotto perché le temperature sono crollate, il tempo è sempre brutto, ora volevo uscire a fare due passi prima di iniziare a lavorare, ma piove, tira vento, dove vado? Quando mi sono alzato alle 8 circa c'erano 13 gradi, adesso sono le 9:15 e ce ne sono 12. Ho acceso il riscaldamento, mi fa un freddo della Madonna. La giornata di ieri l'ho passata interamente a lavorare, quindi non avevo granché da raccontare, così come questa mattina. Ma ora sono pronta a rimettermi in viaggio per entrare in Germania. Voglio dirigermi verso quella che è la prima tappa prefissata nel mio itinerario. Sono allibito, cioè questo paese è magnifico, perfetto, ed è un sacco di colori, un sacco di... non lo so, bellissimo. La mia vena nerd è quasi soddisfatta. Questo alle mie spalle è uno scorcio utilizzato per una scena di un videogioco, Monkey Island, vecchio degli anni 90, ed è uno scorcio di Melee Island, per chi conosce il gioco. Questo è il motivo perché poi sono venuto in questo paese. Sono entrato in un negozio di tutte cose fatte in legno. Fantastico, delle cose incredibili. Prima di salutarvi voglio fare un breve recap sui posti dove ho dormito in questi primi giorni di viaggio. La prima notte l'ho passata ad Ala, in Libera, in un parcheggio lungo il fiume vicino al borgo. Un posto molto tranquillo, consigliato. Le due notti successive le ho passate a Kufstein, in Austria, sul confine con la Germania. È un'area sosta a pagamento, anche se in realtà sono andato lì perché più segnalazioni su Parfornai dicevano che fosse in realtà gratuita. In effetti la sbarra era alzata e io non ho pagato nulla. È un'area sosta tranquilla e comoda. Una piccola nota sul perché sono passato da Kufstein per andare in Germania. Qui la strada non ha dislivello, quindi per uno che ha un camper vecchio un po' come Wilson sicuramente può essere una cosa interessante. Infine, la prima notte in Germania l'ho passata in un'area sosta gratuita a Langenau, decisamente comoda, organizzata e con tutti i servizi di carico e scarico. Detto questo, ti invito a iscriverti al canale per non perderti i prossimi video. Ci vediamo alla prossima. Ciao!